super disponibili in tutto. Cioè, è stato meraviglioso girare lì proprio perché, soprattutto con un film indipendente, vedevi persone che si mettevano a disposizione per qualsiasi cosa, cioè chi ha prestato i motorini, chi ha prestato la casa, chi portava tutti i giorni i cornetti sul set, di tutto, veramente di tutto. È inevitabile poi che restiamo ancora in contatto, seppure sui social, però veramente abbiamo visto un'umanità meravigliosa, veramente meravigliosa lì. Bene, Giorne. bene. Allora, approfitterei per iniziare, diciamo, ufficialmente l'incontro, anche se qualcuno già ha assistito, diciamo, a queste prime battute, anche già interessanti. Mi spiace, diciamo, bloccare un attimo la spontaneità, ma tanto per riepilogare, voglio dire, poi queste registrazioni andranno anche successivamente sul sito per chi non ha potuto partecipare in diretta, quindi è importante un attimo fare un minimo di cappello e di riepilogo. Benvenuti a tutti, io sono Emanuele Iorio, siamo al secondo incontro della rassegna delle introduzioni ai film in rassegna, la rassegna Ombra Nera dei Margini, organizzata dall'Associazione a Mano Disarmata in collaborazione con altri partner, tra cui il Nuovo Cinema Aquila, di cui abbiamo oggi due emeriti esponenti. Fabio Meloni, esperto di cinema, critico e esperto di tematiche sociali, e il regista autore Mimmo Calopresti, che è anche il direttore artistico del cinema. E oggi parliamo di un film che è molto più recente di quello presentato ovviamente lo scorso incontro, che ha avuto un grande successo. Io ringrazio tutti i ragazzi che l'hanno visto, abbiamo visto le statistiche di visualizzazione, praticamente 140 ragazzi hanno visto a cartone di Pierpaolo Pasolini, e questo ci riempie di gioia, perché insomma credo che appunto è un film, per quanto noto nella storia del cinema e insomma agli appassionati e agli esperti, magari per un pubblico così giovane non è un film scontato. Credo che questa è un po' la linea che abbiamo seguito in questa rassegna, di scegliere film che magari non sono così diffusi, così conosciuti, tranne che per, insomma, il pubblico di appassionati, oppure chi casualmente li ha incontrati. Non sono certo film di cartello che pubblicizzati continuamente sulle piattaforme, perché in questo momento poi il cinema è chiuso, quindi sappiamo che le piattaforme è il modo di fruire il cinema. E quindi vi ringrazio, sono arrivate anche tantissime schede, mi sembra circa un centinaio. Chi non l'avesse ancora compilata, vi invito a farla sul link che vi hanno inviato i vostri docenti. Ne ho letta qualcuna, è molto appassionante, c'è chi insomma ha commentato in maniera molto estesa, e io vi ringrazio perché ecco, il nostro progetto nasce e cresce quando c'è interazione con gli studenti. Ora l'interazione è un po' limitata da questa piattaforma, non avervi in presenza, quindi non poter vedere insomma il vostro interesse, non potervi fare tante domande, perché è molto difficile e complicato in tanti sul digitale, però le schede, ecco, ci hanno dato un feedback che comunque l'iniziativa ha riscosso l'interesse di molti. Certo, qualcuno l'ha trovato un po' faticoso, un po' noioso, un po' triste, ma molti altri anche hanno capito, insomma, che è un film che comunque suscita degli interrogativi, gli fa capire una genesi storica, cioè le cose che dicevamo nell'introduzione sono state, a volte vedo, accolte da Sì, voi molto. ragazzi e inquadrate. Dopodiché, oggi facciamo un salto proprio ai giorni nostri, per così dire, perché questo film, vi dicevo, è del 2018. È un film che ha in comune con Accattone, se vogliamo, per proseguire questo filo, che racconta sempre di una marginalità. Parliamo di un altro contesto urbano, un altro contesto sociale. Abbiamo appunto la giovane protagonista che viene anche da quelle zone, quindi ci potrà anche collocare più specificatamente la zona dove è ambientato il film, che comunque è nel napoletano, ve lo anticipo. Non faremo troppi spoiler perché il film va visto, mi raccomando, Maria Sole, non raccontiamo troppe cose della trama, non gli Proverò. togliamo ecco, non gli togliamo il piacere di scoprire, insomma, i vari colpi di scena che ci sono. È un film ovviamente con uno stile molto più attuale, con
È una colonna sonora anche interessante perché mischia vari generi musicali, tra anche qui opere piuttosto classiche di jazz, ha invece musica più rap contemporanea, insomma, che quindi vi potrà anche, potrete anche riconoscere magari chi di voi è appassionato. Sicuramente rispetto a Cattone è un altro contesto artistico. Credo che ci siano anche degli elementi, se volete, perché appunto, come vi dicevamo l'altra volta, ma questo lo chiederò poi a Mimmo, degli elementi comunque di poesia, di incontro con la comunità, diciamo, di marginalità, ma in una maniera anche particolare, non didascalica, non pietistica, ma invece anche qua c'è un approccio, mi sembra, piuttosto poetico. Però ecco, chiederei subito a Maria Sole di raccontarci un po' dal suo punto di vista qual è la genesi del film, dove è ambientato, ecco, qualche accenno. Allora, il film nasce probabilmente, come dice sempre Enzo, il regista, nella sua adolescenza, quindi è un'opera prima, è stato il suo primo film. Sì, Penso, ricordiamolo, Enzo Cagliazzo, perché magari sì, ecco, non l'ho nominato, è Vincenzo regista. Gaiazzo è il regista di questo film, questa è un'opera prima, quindi l'ha fatta a 39 anni. Triste questa cosa che riusciamo a fare come opere prime a 39 anni, non a 25, per esempio, nel cinema italiano, piccola parentesi, però che succede? Lui comunque ha da tutta la vita questo film in mente, lo ricorda sempre. Probabilmente lui veramente ha conosciuto una Carmela e ha deciso di scrivere, almeno è quello che dice lui, ha deciso di scriverci un film. L'abbiamo girato in un mese, un film comunque di una produzione indipendente, low budgetissimo. E abbiamo però comunque riscontrato bellissime soddisfazioni. Abbiamo seguito il percorso dei festival, quindi siamo riusciti a presentarlo a più festival. Più che altro, le uniche soddisfazioni è Adesso riuscire non devi a parlare, poi glielo sapere di essere arrivati al pubblico. Cioè, almeno questo è meraviglioso. Abbiamo quindi fatto quest'anno un percorso di festival dall'Ischia Film Festival o comunque al Festival di Lenola. Alcuni abbiamo ricevuto un premio come miglior montaggio, io come miglior attrice protagonista, Titti Nuzzolese, meravigliosa attrice come miglior attrice non protagonista e altro. E adesso speriamo di riuscire a comunque concludere qualcosa per qualche piattaforma streaming nel momento in cui i cinema sono tutti chiusi. E quindi, boh, speriamo. Speriamo, anche se è veramente molto triste la situazione che stiamo vivendo attualmente. Quindi l'unica alternativa sarebbe, ecco, una piattaforma streaming per la fruizione proprio del film. Ecco, ma dici qualcosa sull'ambientazione, quindi sono luoghi che ovviamente conosci. Girato a periferia napoletana, prettamente a Bosco Reale, almeno lì dove c'era la casa di Carmela, anche se molte scene le abbiamo girate a Napoli, Torre Annunziata, San Giorgio, comunque nel Vesuviano. E sì, il punto è che queste realtà sono veramente molto molto comuni e non soltanto poi nella provincia napoletana. Cioè, quando l'abbiamo presentato per la prima volta l'abbiamo proiettato a Milano e lì anche l'abbiamo presentato al Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Lombardia, e nel dibattito col pubblico ci siamo resi conto che in realtà sono realtà veramente molto comuni, ma anche non soltanto nel panorama italiano. In generale stiamo parlando comunque di persone che veramente non riescono ad avere alternative per portare un piatto di pasta a tavola. E l'unica alternativa la trovano in questa forma di illegalità, e cioè nell'avere questa piazza di spaccio, che in realtà è veramente comune a qualsiasi periferia del mondo, da Parigi a Londra a quelle italiane. Forse noi abbiamo avuto un po' il coraggio perché tanto su Napoli ci si fa di tutto. E quindi abbiamo deciso di mostrare l'ennesima nostra sfaccettatura, però in realtà
Ecco, è bene sapere e ricordare che non è un luogo comune, soltanto napoletano. Ecco, forse questo è un tema che esce nuovamente perché già in Accattone noi dicevamo nella premessa che comunque sono situazioni che diventano emblematiche, ma ovviamente non sono legate solo a quel contesto. Ecco, come ti sei sentita a immedesimare una ragazza costretta in questa situazione? Mi dicevi che insomma, poi hai ricevuto anche dei feedback dopo da persone che vivono, no, questo contesto. Il punto è che veramente ci si sta male perché ti rendi conto che ci sono persone che vivono così sempre, tutta la vita e probabilmente non hanno delle reali vie di fuga. Di conseguenza io ho fatto Carmela per un mese di riprese ed è stato devastante perché ti rendi conto che non esiste realmente un modo per salvarsi, a meno che, ecco, non succeda qualcosa di fuori dall'ordinario. Però mi rendo conto che esistono veramente tantissime ragazzine che restano Carmela tutta la vita. E se non si trova una soluzione, non ne si esce fuori, fondamentalmente. Ecco, secondo te la protagonista che cosa trova? Tu hai detto qualcosa fuori dall'ordinario. A volte non è che questo qualcosa fuori dall'ordinario è anche trovare dei riferimenti esterni, cioè esiste possibilità di riferirsi a associazioni, iniziative, ci sono tanti progetti, no? Anche nel. Mi ricordo a Scampia, per esempio, c'è tanta attività anche sociale. Siete un po', hai conosciuto qualcuna di queste esperienze? Ce ne sono tantissime, il punto è che spesso non riescono forse ad entrare proprio a contatto con i ragazzi, cioè nel senso almeno a Bosco dove abbiamo girato non c'erano associazioni del genere, la scuola è assolutamente assente e la salvezza di Carmela è stato più la sua passione per la cultura, il suo diario, l'ascoltare la musica jazz e l'avere la consapevolezza che comunque attraverso la cultura probabilmente può trovare una via d'uscita. Però spesso quando si vive in determinati contesti non si ha nemmeno la conoscenza e proprio nell'immaginario non esiste il fatto che possa esistere dell'altro. O comunque un'altra strada da seguire. E quindi è bene che Sì. esistano delle associazioni che seguono queste realtà e che comunque cercano in qualche modo di aiutare, non mi piace nemmeno come verbo da utilizzare, però in generale di essere vicini a determinate realtà e far capire comunque che non è l'unico modo di vivere questo. Sì, non è facile scardinare anche dei sistemi e delle dinamiche che hanno a che fare con Esattamente. il senso di appartenenza alla famiglia, al contesto. Ecco, Esattamente. questo quando lo vedrete, ragazzi, è un film che fa riflettere anche su questi meccanismi. Io vi incoraggio a non vederlo solo come un. Ecco, non è un'opera sensazionalistica, non è Gomorra che fa della. Non c'è l'azione, gli scontri tra gang o. C'è la violenza, ma è raccontata in maniera abbastanza cruda e realistica. Chiedo ecco adesso a Mimmo di qualche elemento su questo, poi magari nella chiacchierata reinseriamo Maria Sole, che ovviamente avendolo visto dal di dentro può anche aiutarti a capire un po' lo stile di regia, visto che studia anche cinema. Ma Mimo, qual è le tue prime impressioni sull'approccio registico? Qual è stato? Che cosa puoi dire ai ragazzi? Aspetta, 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 che il radio è sconnesso. Aspetta. Vado? Ok, ci sei. Allora, è un film che quando ho visto così mi ha ricordato tante cose, mi ha portato Mimo, no. lontano, eccetera, no? Perché è un film che non racconta quella realtà lì, no? È messo in un posto, c'è quella casa lì, no? Ci sono i protagonisti, c'è
C'è Maria Sole che Carmela, devo farti i complimenti qua davanti a tutti perché sei molto brava. Grazie. In questo film sei, come dire, il motore di questo film, col tuo modo di fare, di muoverti, eccetera, no? Ecco, già da un punto di vista registico, usare una persona come te, metterla in quel contesto e farla muovere in un certo modo, già fa il film, no? Entra in contrasto, guarda gli altri, ti confronti con gli altri. E quindi, come dire, è uno di quei casi in cui l'attore, no, diventa il centro del film, no? Vieni pedinato, si dice, no, in gergo, durante il tuo essere, il tuo stare al mondo, ma tu pedini gli altri, no? Guardi gli altri, quindi attraverso te noi vediamo il resto del mondo, no? Lo vediamo senza, come dire, senza preclusioni, no? Lo vediamo con la tua testa di adolescente, se vogliamo, no? Quindi molto più vera. Quella dei genitori, dei maestri, degli insegnanti, eccetera, no? Tu puoi avere uno sguardo su quel mondo lì libero. Ecco, è un film che ha questa cosa qui, cioè è un film che racconta come è difficile combattere per la propria indipendenza, ho scritto, in libertà. Cioè, il tema della libertà, dell'indipendenza in questo film è centrale, al di là di quello che avviene dentro le scene, no? Ed avviene attraverso il tuo personaggio, no? Questo è bello, no? Perché è stampato là dentro, nei rapporti con gli altri, eccetera. Poi ovviamente tu c'hai un modo lì per uscirne, che è la cultura, i libri, insomma. Ma che ci dico anche lì, non è un meccanismo narrativo quello della cultura, no? Ci sta dicendo una cosa più importante, è che la cultura e i libri possono ancora servire per vivere meglio. Cioè oggi, in questo caso di mondo, in cui no, sembra che per vivere bene, per essere dei fighi, per essere cool, in azione, eccetera, come dire, dobbiamo in qualche Il maniera più cooler Mimmo. metterci in azione come sono gli altri. No, la cultura ci può insegnare che possiamo essere veramente noi stessi. Questo è il centro del film, no? E dovunque uno nasce, perché stiamo parlando di periferie, no? Stiamo parlando di situazioni, cioè, dovunque si nasce, il proprio destino dipende da se stessi. Cioè, questa cosa qui non dobbiamo dimenticarlo. E nel film il tuo personaggio questo sta facendo. Cioè, no, abbassa la testa davanti a niente e nessuno. Non diventa conformista, non diventa uguale agli altri, ma dietro a quello che gli piace e pensa che sia il modo migliore di stare al mondo. E lo fa con coraggio. Ecco, è un film veramente legato al coraggio, ma anche come è girato, se vuoi, no? Perché si va a mettere in quella periferia, si va a mettere con quei ragazzi, non li giudica, sta insieme a loro, no? Prima tu mi hai detto, Maria Sole, questa cosa bellissima, no? Come dire, è stata una possibilità per questi ragazzi, no? Vi aiutavano, stavano insieme a voi, volevano vedere cosa succedeva. Quando si fa un film, no? Si va in situazioni difficili. Ecco che il cinema stesso diventa fonte di libertà, cioè diventa la possibilità di uscire da quella situazione lì, no? Ti fa almeno sognare di potercela fare, no? E questo è Sì. già un passo avanti, perché oggi questo sogno non glielo regala nessuno a questi ragazzi. Cioè, quando ho visto questo film, come dire, ero triste, no? Ero triste per il destino che molti di questi ragazzi hanno e di cui non possono sfuggire. Nessuno gli regala niente. Forse voi col vostro film gli avete regalato qualcosa, secondo me, e probabilmente questo film regalerà qualcosa a chi riuscirà a vederlo, no? Per capire qualcosa di se stesso in più, no? Anche se non vive a Napoli, nella periferia, che non spaccia, tutte quelle cose lì, capito? E quindi è un film, come dire, da un punto di vista. Un film importante, no? Poi magari lo vede poche persone, non importa. Quando riapriamo il cinema, qui lo facciamo rivedere, dai. Vieni qui a Bene, presentarlo e quindi bene, bene. vedremo Credo un'altra che faremo un possibilità. altro incontro, magari dal vivo, con altri studenti, magari, perché mi sembra molto bello quello che hai detto. Poi è il tema del conformismo, appunto, e di capire chi si è, di individuare la propria strada, credo che sia un tema comune. Ovviamente in quel contesto è ancora più difficile e richiede determinazione, forza, d'animo. E superamento di mille difficoltà di cui la maggior parte di noi che non ha vissuto in un contesto così non può capire o può cercare di capire, può cercare di sondare, però riguarda tutti perché ecco, il conformismo oggi magari riguarda farsi, lo dico ai ragazzi con un po' di provocazione, farsi la scazzottata a Villa Borghese, no? Il tema di questi giorni. Che ovviamente riguarda una minima parte di tutti,
gli studenti e i ragazzi che se no sono molto impegnati, studiano e hanno rappresentato anzi in questo periodo un esempio molto migliore di tanti adulti, però esiste sempre questa attrazione verso un conformismo che può essere distruttivo, nichilista, oppure semplicemente appiattirsi rispetto a delle mode, a dei canoni. Questo è un tema che è esistito ovviamente in tutte le epoche, i giovani sono sempre questo tema, anche noi siamo stati giovani e l'abbiamo passato. Ora, prima di chiedere a Fabio cosa ne pensa di fare un suo commento sulla tematica sociale, visto che oggi abbiamo iniziato presto e abbiamo un po' di tempo, possiamo anche fare 5 minuti alle domande, se c'è qualche domanda degli studenti. Io farei così, visto che siete tantissimi e può diventare molto confusivo, se qualcuno di voi ha voglia di fare una domanda, magari alza la mano, no? Col tastino alza la mano, che c'è nella barra, per chi non lo sapesse, insomma, nella barra, e magari poi gli diamo la parola negli ultimi 5 minuti. Prego, Fabio, allora, che cosa ne pensi di questa tematica? Tu dal tuo punto di vista, diciamo, di esperto di cinema, perché qui siamo l'ambito, no? Il cinema, è un film che, insomma, ti suona con quale corda ti fa risuonare? Ma a me il film ha entusiasmato specialmente sull'aspetto di quello che dicevi tu, cioè del ribaltamento rispetto al gruppo. Cioè la salvezza è sempre dell'individuo, quindi questa cosa è importante. Perché uno dei grossi problemi oggi che hanno detto, noi veniamo dagli anni 80, gli anni 80 erano quelli che quando il ragazzo si staccava dal gruppo andava a finire alla dipendenza All'eroina, dell'eroina sì, la soprattutto. cocaina. Oggi è la cocaina invece. Cioè in realtà è diversa. L'eroina La va. cocaina è una droga collettiva, una droga che la gente, i ragazzi si fanno insieme con altri ragazzi, perché è una droga diciamo appunto ricreativa. L'eroina è una droga della solitudine. Tipo Maradona. Bravo. Bravo, amo la Infatti, scuola. No, questa cosa è importante. Scusate, Rip scusa Fabio, scusa. Maradona. Rip Maradona. Sì, ragazzi, non intervenite però durante gli interventi, sennò divento un macello, per No, è favore. molto bello. Alzate la mano e vi do la parola. Perdoni, perdoni. No, no, no. C'era da buoni. Tra 2 minuti comunque vi lascio tutto perché in realtà vedo che sia anche questo il sottotesto del film. Cioè fa vedere in qualche modo come tutte le forme di droghe ricreative che sono state in qualche modo. Io ho lavorato per molti anni in un centro per dei progetti appunto di prevenzione. E sulle tossicodipendenze, Al CERT. no, 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 con Villa Maraini, è uno dei più importanti centri, sempre per progetti appunto nelle scuole, ed è uno dei importanti centri in Italia sulla riduzione del danno, così chiamata. Cioè si interviene non con un percorso, diciamo, in qualche modo moralistico, ma con cercare di salvare i ragazzi, perché ovviamente i ragazzi si devono salvare da soli, cioè devono avere Villa Maraini così appartiene proprio all'ultimo step, in qualche modo, quando ormai sono completamente presi dalla dipendenza e per non lasciarli soli in mezzo alla strada. A morire così quando sono abbandonati dalla famiglia, da tutti quanti. Quindi, per ritornare, mi sono accorto subito, fine anni 90, che ormai lo spostamento era sulla cocaina, cioè i ragazzi ormai vedevano la cocaina come l'unico momento di rappresentazione in cui loro a livello collettivo si sentivano in qualche modo protagonisti. Però in modo collettivo. E questo in realtà è sbagliatissimo perché in realtà poi si perde completamente la personalità. Cioè, quindi tutte le droghe che ad oggi vanno per la maggiore sono paradossalmente delle droghe che ti fanno perdere completamente la tua personalità. E questo è un fatto anche, diciamo, medico-scientifico. Le colle, la chetamina, la cocaina, ovviamente Anfetamina.
anfetamina, aspirina, simpatico. No, diciamo che sono tutte droghe che agiscono su una parte del cervello. MD, bravo, sono tutte una parte di sono tutte droghe che ti portano a non avere più il controllo dei tuoi sentimenti, dei tuoi affetti, di tutto quello che è poi la tua creatività. È assurdo, ma avviene proprio il contrario, cioè vai a bloccare dei neurotrasmettitori e quindi ne vai a creare alcuni chimici. E questo film, Il diario di Carmela, in realtà ci fa vedere come lei ha un rifiuto, ma non un rifiuto perché non si sente, non è innovativa, non è una ragazza, no, semplicemente perché sa che la sua droga in quel caso è la musica, è il jazz e soprattutto è la sua indipendenza. Ecco, la droga, l'indipendenza te l'annulla ovviamente, perché diventi dipendente di un obiettivo. Quando parlavo con molti ragazzi tossicodipendenti, vi dicevano che avevano risolto il problema perché, paradossalmente, in modo ironico, però me lo dicevano, insomma, trovavi ragazze che a 16 anni si prostituivano, come un po' si lascia intuire dal film, che si prostituivano solo unicamente per pagarsi la dose quotidiana. Ora, chiaramente tu diventi dipendente, e diventi dipendente dal gruppo, quindi sei doppiamente dipendente, perché sei dipendente sia dal gruppo che si fanno tutti quanti insieme, sia dal fatto che diventi dipendente a livello chimico, perché senza cocaina non ti senti più partecipe, non ti senti nulla. Quando uno smette, quando l'effetto della cocaina finisce, tu ti senti una merda, come in effetti si sentono alcuni protagonisti del film. Allora, il ragionamento e la forza di questo film, secondo me, che non va tanto a dire... Aspetta, Fab. Ti hanno disattivato l'audio. Ragazzi, per favore. Okay. Allora, che non è tanto importante l'aspetto, diciamo, del gruppo, è importante l'aspetto della propria individualità, dell'esigenza di crescere da soli. Quando uno in effetti ha una grossa, sente se stesso, poi può stare dentro il gruppo. Ma se prima non sente bene se stesso, c'è il rischio che la sua personalità diventa in qualche modo un magma di qualsiasi gruppo. Il gruppo oggi è fatto molte volte di ragazzi che purtroppo non sono ancora cresciuti sufficientemente a livello di autonomia, e questo è problematico, secondo me. Nel film questa cosa emerge al di là della periferia. Qua c'è un discorso proprio di periferia dell'individuo, della quale la periferia così intesa diventa un elemento scenografico. Quel film lì, a differenza di altri film che abbiamo visto, fa vedere, parte paradossalmente da un inferno che è la periferia dell'individuo, dell'autonomia del ragazzo, però è un inferno che ha una speranza, che attraverso la cultura, come dice Mimmo, attraverso il jazz, attraverso l'interesse per crescere. E ricordiamoci che in realtà tutto quello che ci hanno raccontato le fiabe dal tempo dei tempi è proprio che c'è questo andare dentro il bosco per crescere, per poi trovare la luce alla fine. Quindi non bisogna aver paura della solitudine, se quella solitudine ti serve per diventare un individuo. Questo credo sia il messaggio molto bello del film. Quindi non è assolutamente un film che attraverso questo tunnel poi ti fa vedere la tua luce. Però a fare di solito io la depressione la combatto con le Percos, con le pasticche. Allora, questo... adesso se c'è qualche domanda, come vi dicevo, ringrazio Fabio che ha fatto un intervento come al solito illuminante, ci fa capire, insomma, perché ci sono tanti, credo, sottotemi in questo film. C'è il tema ovviamente del racconto di un contesto sociale, urbano,
che è quello dei margini, come era la Roma di Accattone, come la favela brasiliana. Cioè, ci sono comunque dei contesti in cui è difficile sopravvivere, diciamo la verità, proprio sopravvivere e vivere in un certo modo. Però c'è anche il tema qua del gruppo, che ovviamente per gli adolescenti è un tema importante, l'identità di gruppo e trovare la propria identità. Quindi vi invito poi ragazzi a osservarlo anche da questo punto di vista. Ora, vedevo che qualcuno di voi, insomma, cercava di intervenire, ma ovviamente si crea un po' di confusione, quindi mi dispiace se non vi ho dato spazio, però vedo che la cosa dell'alzata di mano non ha funzionato, non vi piace usarla, ma se volete, ecco, abbiamo 5 minuti per anche un po' di spazio alle domande, magari c'è qualcuno che è interessato anche a fare una domanda a Maria Sole come giovane attrice, come è arrivato a fare questo o qualunque cosa. Ne avete la possibilità, però ecco, una alla volta vi invito di alzare la mano perché sennò diventa una gran confusione. Ecco, riammettiamo anche Dennis chiedendogli però di non fare confusione per favore con i microfoni, eccetera. Quindi, se qualcuno, innanzitutto anche qualche commento ad Accattone, insomma, al di là della scheda, che vi dicevo, sono state tante. E anche alcune molto molto interessanti. Poi qualcuno, visto che abbiamo le mail, magari qualcuno che ha approfondito un po' il discorso, gli chiederemo anche se è interessato a farlo sulla rivista Zainet, che è partner dell'iniziativa, e quindi Un ragazzo che ha potrà. alzato la mano, Prof, io volevo solo aggiungere una cosa, che per me il giorno della morte di Maradona, che era anche il giorno delle donne, l'evento sulle donne, per me è passato il secondo piano, perché comunque è morto un calciatore famoso, no? Però è una cosa sbagliatissima per me. Giusto, giusto, concordo. Dipende anche dai punti di vista. Allora, ci sono altre domande, ragazzi? Sempre per alzata di mano, per piacere, eh? Altrimenti è un po' un casino. Secondo che si riconnette anche Emanuele. Sì, scusate, ho avuto un problema con la mia connessione. No? C'è stata una domanda, quindi non ho sentito. Signori? No, ci sono delle considerazioni un po' così sulla situazione, non una vera e propria domanda, capito? Ah, Perché questa ok. cosa probabilmente della droga è stata legata a questa cosa di Maradona, no? A questo momento, insomma, che è stato così, tutti ne hanno parlato, no? In quel momento lì, pensando a uno come Maradona. È che, voglio dire, andava proprio nella direzione del discorso che faceva Fabio prima, no? Cioè, per Maradona, che è un grande campione, eccetera, la droga non è stato il momento, come dire, per giocare meglio o per affermarsi, no? Ma è stato, come dire, la sua malattia, no? Il suo abuso, il suo forse combattere la sua solitudine, non ha mai fatto, come dire, pace con quello che era stato da ragazzino, no? Che abbiamo Sì, a visto in 15 certe cose, a anni. 15 anni era già un enorme campione, però in un posto dove, come dire, viveva come i ragazzi del film, poi, no? C'è, cioè, quell'ambiente lì, eccetera. Ecco, non è riuscito, in questo caso, il suo grande talento non è riuscito a vincere su un problema di dipendenza, no? Perché alla fine Maradona, aveva un problema enorme, nonostante il campione che era, di dipendenza da questo tipo di. E lui lo dice in un film come Emir Kusturica, oltretutto, dice: pensa che campione ha perso il mondo, no? Senza l'uso della cocaina di Maradona, no? Quindi, come dire, il discorso del film sta dentro quel discorso che c'era con Maradona. Benissimo. C'è Amo la scuola che ha alzato la mano. Ah, è già Prof, parlato. un'altra cosa da aggiungere, che avendo conoscenti che lavorano nel Napoli, comunque Maradona faceva uso di 5 grammi al giorno per stare meglio. Cioè,
secondo me la cosa sbagliata da un grande campione, cosa molto sbagliata. Certo, certo, è un'ottima osservazione. Scusa, scusa. Puoi dire il tuo nome, come ti chiami? No, si è sconnesso. Bah. Potrebbe anche non essere uno degli studenti, perché ovviamente i link sono stati diffusi anche in rete, quindi potrebbe essere qualcuno che ha partecipato. Allora scusa, volevo dire una cosa, scusa Manuele, ma il discorso è proprio questo, cioè nel senso che la gestione, quando una persona è gettata dentro un gruppo appunto aperto, che non è legato ai propri affetti, ma che è un gruppo aperto, se non hai una personalità in qualche modo strutturata a livello affettivo e a livello, è facile che hai bisogno di una tua copertura. E Maradona è proprio l'esempio eclatante, visto che questi giorni hanno parlato in modo di questo doppiamento, di questa schizofrenia proprio, no? Perché poi la cocaina accentua questa schizofrenia, cioè lo fa proprio a livello fisico. E quindi la cosa quindi il mio diventa sempre più triste, mentre dall'altra parte invece quando fai uso, prendi la cocaina in quel momento, ti senti la persona più estroversa, più simsolare, più... Allora il discorso è proprio questo, è proprio questo. E che mi sembra che l'intervento, tra l'altro, della persona che adesso è uscito, del ragazzo, non so, che ha abbandonato, e mi dispiace, ha fatto anche questa analisi, che quei giorni lì era la giornata delle donne. Allora, insomma, in qualche modo è vero che è stato spostato completamente l'obiettivo a livello mediatico dal fatto che comunque anche questi giorni si continuano a uccidere donne, ragazze, e c'è anche quella, è un'ossessione che quindi va curata e va educata. E sono alla fine, e questo ha fatto molto bene quella persona, amo la scuola, che adesso, perché ha fatto in qualche modo, ha visto che in quei giorni là è stata spostata l'attenzione sul campione. Però sul campione, perché Maradona era importante come esempio? Non era perché ha rappresentato solo il grande calciatore, il collegamento con una grande città, ma anche il fatto che in qualche modo rappresenta quello che tutti quanti noi nel momento della disperazione pensiamo può essere la catastrofe, cioè l'abbandonarsi alle droghe, e quindi lo mettiamo là così. Lui l'ha fatto ed è arrivato quello, quindi c'è una tendenza, è inutile che ci giriamo intorno, c'è una tendenza un po' adolescenziale che poi comunque rimane anche man mano che la società diventa più adulta, nel vedere il bello e dannato. Quindi lui si è suicidato, perché di fatto si è suicidato, perché... No, c'è un'inchiesta su il medico di famiglia della famiglia Maradona. Vabbè, io diciamo dal punto di vista metaforico, è suicidato. Dico dal punto di vista, è come se in qualche modo tutto quello che è mass media tende sempre a piangere chi si suicida per noi. Cioè, siccome lui rappresentava questa sovraesposizione nel quale doveva essere sempre così solare, così forte, così simpatico, così, allora sono tutte cose che un essere normale non lo fa, perché noi abbiamo le nostre cadute. La cosa bella è che l'essere umano cade, cioè voglio dire, ha dei momenti in cui sta meglio, in quei momenti in cui sta peggio. L'individuo da solo, e ritorno per ritornare al film, ma anche a cattone in qualche modo, cioè i film che sono stati scelti fanno vedere dei ragazzi o delle persone che hanno dei momenti positivi e dei momenti negativi, come è nella normalità. È proprio paradossalmente i mass media che ci devono far vedere sempre nei momenti in cui siamo al massimo, o altrimenti la catastrofe. Quindi ragazzi, la cosa importante è che anche tutto quello che avviene attraverso i social, uno non parla mai della quotidianità, parla sempre in ogni caso dell'eccezionalità. L'eccezionalità è una cosa che non fa bene all'umanità in genere.
non è che ci possiamo preoccupare dell'ambiente solo quando poi ci casca la frana in testa, o non è che ci possiamo preoccupare della fame del mondo solo quando arrivano milioni di immigrati perché devono mangiare, o altrimenti del problema dell'occupazione solo quando ormai non si trova neanche più un posto di lavoro. Cioè è la quotidianità e la partecipazione l'elemento fondamentale, e che avviene con mattoncini tutti i giorni. Io credo che è questo il film di Carmela. Bene, bene Fabio, grazie. Credo che con quest'ultima osservazione possiamo salutare i ragazzi, appunto, con la quotidianità e anche la partecipazione a questo progetto, che visto che domani siamo di nuovo online, domani alle 10:15 siamo per il terzo incontro della rassegna, che vi ricordo poi proseguirà nei giorni successivi, quindi vi invito adesso a collegarvi sulla piattaforma da adesso in poi per vedere il diario di Carmela. Ringrazio quindi di nuovo Maria Sole Di Maio. Grazie a te, grazie a tutti voi, tra l'altro. Io in realtà sul discorso Maradona comunque sono particolarmente sensibile, perché nata a Napoli, comunque cresciuta qui, l'abbiamo percepito come lutto familiare. Però sì, fondamentalmente c'è anche molto da dire sulla perdita proprio di individualità, cioè di socialità, e la società proprio individualistica a cui stiamo andando incontro anche con tutta la situazione che stiamo vivendo in questo momento. Cioè non siamo mai stati più soli di adesso. E quindi anche questo è un discorso, tra l'altro, molto molto interessante. Ma te, Maria Sole, sei di Napoli. Se potessi, ti invito in diretta a tornare domani mattina, se potessi, così magari dopo che i ragazzi hanno visto il film, ovviamente se puoi ricollegarti ci farebbe molto molto piacere. Poi magari mi contatti in privato e mi dici se puoi. Perché credo che dopo la visione del film avremo anche delle schede, e quindi i commenti dei ragazzi ti potrò dare un po' un feedback delle loro impressioni, sarebbe interessante, ovviamente, se puoi. Bello. Bene, bello. Poi, accetto l'invito e ti faccio sapere. Benissimo, grazie. Grazie Mimmo Calopresti, come al solito molto illuminante anche lui, e ringrazio tutti i docenti, tutti i ragazzi. Vi invito quindi alla visione del film su Fest Home e ci vediamo domani mattina. Grazie. Ciao a tutti. Buona visione. Arrivederci. 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 Ma qualcuno di voi va a registra? Beh, Mimmo Calopresti è un grande regista. Io sfortunatamente non lo conosco. Allora dovresti vedere i suoi film, guarda. Grandissimo Mimmo, io sono pronto, un attore prontissimo. Eccomi. Eccomi. Dove sei? Fatti vedere, dove sei? Sono qua. Ecco di là. Qua con il mio cane, il mio barboncino nano. Fantastico. Sono pronto. Benissimo. Vabbè, lascia il tuo nome là, a questi all'organizzazione. Dai, vai a vedere il film intanto, che bello, eh? Corri. Ciao, alla prossima. Ciao. Scusami, dicevi? No, niente, io ho chiuso, ma ho chiuso Mimmo.
Uè, Massi, poi hai detto non stai in classe, no, non stai facendo la lezione. Perché stai... Sì. No, guarda, allora, quello c'è il primo link, quello per l'incontro, che dura mezz'ora, per qualche ora, poi chiudono l'ambaradan e si collegano a quell'altro link dove vanno a pizzicare il film della giornata. No, oggi ci sta questo diario di Carmela, sta in fondo alla pagina, e ci sta sia il contributo, cioè 10 minuti di uno che spiega un attimo il film, e poi la visione del film, e poi ci sta la scheda
devono fare rispondere delle domande sul film, quindi devono averlo visto, insomma. E io ho pigliato, poi tra l'altro queste cose, pure gli incontri, gli incontri mette che fanno quella mezz'oretta, tre quarti d'ora prima, li metteranno poi sul sito, mi è parso di capire, perché le stanno registrando, quindi eventualmente andiamo a guardarcelo un attimo, random, e vediamo, io ti ripeto, sono riuscito a fizzicarne quasi tutti, insomma, però magari qualcuno mi è sfuggito e magari dice, ci dirà, oh ma io ci stavo, no? Quindi è molto... Poi non so se loro, che questi qua che stanno organizzando, se hanno loro monitoraggio, questo non lo so, che magari ci vanno, siccome le ore le devo certificare loro. No, ma nemmeno io, guarda, manco io ci ho parlato, quindi... sì. Ma questo qua con il genitore c'è una scuola aperta, l'open day? No. Ma tu l'hai già fatto, no? Il lavoro. E come funziona? Come ha funzionato la cosa? Ah, quindi... Ah, e come era assente perché per problemi suoi? Era assente. Sarebbe dovuto venire a scuola, giusto? Ma tu hai fatto quella terza CN? Terzo CN, non sto guardando, c'avevi figurativo la seconda H. Ma tu aspetta, mercoledì stai con l'indici ciocchi qua, terzo CN, c'entra qualcosa sta cosa, no? Ah, quindi è nuovo, c'è un prospetto nuovo, è uscito da poco, di queste classi qua. E dove lo vado a pizzicare? Ah, la circolare, e quindi è cambiato anche sul coso, il link allegato, insomma. Sì. Sì, ma tu come hai fatto a vedere questa cosa? Con un tablet, cioè giri per i banchi con una telecamera? Senti, invece questo fatto mio che non c'ho la classe, non si è capito. Ah.
Guarda, io per quanto riguarda questo fatto qua, il mio, io ho visto che in realtà sarei martedì, però non è praticamente questo martedì, perché in effetti questo martedì, cioè domani martedì sta ancora la turnazione della settimana, quindi capiterà il prossimo e vediamo insomma come si mettono le cose, perché in effetti stavo pensando, no, che qui ci dovrebbe stare io e il docente di laboratorio artistico nell'aula. Boh, se non ci stanno gli alunni, tra l'altro il martedì io ho soltanto le 2 ore a disposizione, starei in DAD, per cui mi chiedo, ma vengo a scuola? Cioè, vengo a scuola anche se non ci stanno i ragazzi? O provare a far venire qualche ragazzo anche in un tempo, in una giornata in cui... Sì, per far vedere anche il laboratorio, per... sì. Quindi la preside non ti ha detto, insomma, ha notato che ci sta sta cosa, però non ti ha detto con che soluzione. Sì, quarta e terza. Terza C, scusa, terza C. Non credo, no. Sì. Sì. Sì, poi tra l'altro vedo che Paolino con la quinta già l'ha fatta questa cosa, quindi era sabato, quindi l'ha fatta sabato. Magari glielo a lei, se l'ha fatto e ha messo qualche ragazzo a far vedere qualcosa, magari possiamo provare a far vedere a scuola qualche ragazzo di quinta, anche se non è la mia classe, far vedere qualche lavoro che stanno facendo. E si fanno la DAD a scuola poi eventualmente, se continuano a stare a scuola e fanno lezione là. Sì, così la chiariamo sta cosa, va buono. Ma che staranno lì in presenza? Cioè sabato staranno a scuola? Della classe. Ma invece i docenti, come se chi sarà coinvolto in questa cosa? Chi c'ha la classe, chi c'ha. Perché stanno sabato, loro stanno di sabato, sì. Mm-hmm.
Quindi comunque non si fa l'orientamento c'è cioè l'open day pinturiccio e open day ripeto, sarà uno per tutti, insomma, tanto manco per vedere la scuola. Vabbè. Vabbè, Massi, niente, allora niente. Dici. No, sì, ci ho provato, non c'è ancora niente. Eppure domani ci vorrebbe ora dopo il top
Buongiorno, sono il professore Damiano, la mamma di Saverio. Guardi, non me lo dico, sto, ci ho buttato il sangue, e il sistema è complicato, farraginoso, sì. Partecipa, sì. Guardi, la cosa è molto farraginosa, nel senso che bisogna, noi dovremmo aprire, lanciare una videoconferenza, una con Meet, poi copiarvi il link in quella, e inviarvelo. Questa cosa vi dovrebbe arrivare. Questo quando si lancia, se c'è riuscita con altri, riuscite a farlo senza problemi. Ah, quindi ha mandato il tuo link già adesso. Questa cosa, in effetti, il programma non è studiato per questo, cioè per questa cosa di nell'avviso uno dovrebbe mettere giusto una comunicazione di servizio. In realtà il link dovrebbe andare incollato nella stringa precedente. Io lo genero, lo metto, lo invio, lei sta lì dall'altra parte appostata, le arriva l'invito ed entra. Solo che la cosa non è così lineare, perché io faccio il link. No. Io ci ho provato, ho generato questo Meet, l'ho copiato, l'ho incollato, quando gli dico invia, quello che credo che lo invia, però mi apre un'altra pagina che è quella di
Classroom, che mi dirotta su, di nuovo su, su Gmail, però mi cambia l'account perché io ho anche un altro account e quindi mi apre due o tre cose in cui io sto in videoconferenza con me stesso praticamente. No, guarda, questi, quindi chi fa queste cose poi è scollato dalla realtà, no? Le butta là e poi cavatevela. Alla fine si finisce col telefonarsi, vabbè. No, vabbè, ma non è... No, guarda, le figure... No. Sì. Sì. Sì, almeno è quello che dovrebbe fare. Poi, tra l'altro, stanno capitando un po' di episodi strani quando ci si collega, intromissioni. Sì. Però c'è anche il fatto che lui, ma non so se è un hacker o è lui, che mi è capitato per me un paio di volte, che compare due volte, cioè entra due volte. Non so come si fa e se lo fa lui, però insomma c'è il sospetto che queste manovre di disturbo che succedono ogni tanto, c'è qualcuno di loro che le mette in moto, insomma. Un po' di un brano adesso. Comunque, poi, al di là di questo, devo dire, no, perché rispetto all'anno scorso mi sta un po' calando, nel senso che l'anno scorso era molto più concentrato e continuo. Adesso, a parte che ogni tanto mi chiede di fare qualcosa di diverso, perché magari posso fare una giornata del lavoro che stavo facendo prima, o devo fare un attimo questa cosa qua. Non so se si sta disamorando della materia o è semplicemente un momento legato a questa clima di incertezza, insomma, di continui cambiamenti, sicuramente distrae, no? Cioè, stasera andiamo a dormire, non sappiamo se domani mattina facciamo lezione alle 9, se stiamo in presenza, se facciamo... Sì. Sì, in effetti, guardi, si sono adattati perché sono disorientati pure loro. Si sono adattati perché hanno capito che andiamo al ribasso, insomma, caliamo. Sì. 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 Deve essere più responsabile, sì. No, io devo dire che pure che è molto sensibile, cioè se uno lo richiama, come dire, accusa il colpo, no? Per cui se mi fa la cortesia, gli dice che ci siamo sentiti e ha detto il professore non è molto contento di te in questo periodo. Questo gli varrà molto perché lo conosco, insomma. Se gli arriva questo messaggio, dice, si mette... Si sente a disagio e recupera, insomma. Sì.
No, mi dispiace perché l'anno scorso era uno dei più bravi della classe, insomma. Adesso lavora, sì, è bravo pure, però produce poco, cioè è un po' distratto, diciamo. Quindi mi serve un po' di concentrazione in più. La filosofia mi sta un po'... Sì, esatto. Vabbè, guardi, mi scusi se l'ho tenuto sulle spine, ma ho fatto così anche con gli altri, perché... No, poi tra l'altro alcuni non avevano lasciato il numero di telefono, per cui sono riuscito anche ad avere il telefono tramite altri dell'altra classe. Si sono fatti il passapalora. No, il suo c'era, sì. Sì, l'ha indicato il telefono. No, per recuperare gli altri, un paio ormai hanno lasciato la mail e non il numero di telefono, per cui sono riuscito a rintracciare. Insomma, sì. Esatto, vabbè. Grazie. Che fa lei? Di che si occupa? Ah, quindi insomma siamo colleghi, perché io sono architetto. Sì. Ma quindi l'anno scorso noi abbiamo fatto questo lavoro con Roma Capitale per l'alternanza scuola-lavoro. Quindi... Sì. Sì, che noi abbiamo fatto questa cosa abbiamo inventato questo Roma Green e questa campagna pubblicitaria per comunicare la presenza del verde a Roma, insomma, giardini, parchi, e poi abbiamo fatto le riprese e lui è tra l'altro l'attore protagonista, questo concorso per Ama il cuore di Roma. Sì, poi era un concorso quello di Roma Capitale, poi non se ne è fatto più nulla, devo chiamare tra l'altro per vedere se lo recuperano, perché va bene. La ringrazio. Allora, buon Natale se non ci risentiamo. Buone feste. Grazie. È vero, sì, ci serve. Arrivederci, buona giornata.
Oggi che sia così, forse vedo che questa è la prova già di 2:30. Ma vuol pregare o La bacchetta magica per fare magia. Vedi su, per fare la magia. Vedi su, per fare la magia. Per fare la magia. Sì, a questo ora non ha fatto la parte. Ma tu lo devi dire, non ha fatto la parte. Ma tu non ti scegli, anziché fare 11, 12 meno 4, 12 meno 4, sì, ma poi dovresti manuale, ma non ha fatto 11, 12, 12, 12. Papà, che c'è, papà? Papà, che c'è, papà? Non c'è niente. Papà, che c'è, papà? Adesso dammi una mediale che lo dice che tu. Sai che faccio? Tu lo facciamo con la riotta?
Eccolo qua, down. Siccome mandano i link sull'indirizzo dei figli, i figli li fanno sparire, dice non sono arrivato. Io stata capata geniale. Allora mo, una se scocciate ha chiesto l'indirizzo dei genitori. E speriamo che va buon vino. È veramente una situazione al limite dell'imbarazzo generale, eh? Io certe volte mi oscuro e mi distrago pure per quello, perché mi scucciate di sentirmi martoriare, capite? Perché mi sento in imbarazzo io. E poi ci fa pizzicare che ero distratta pure io, ma che io sia distratta c'è sta, ma che non capisce, stanno là con i bambaluti proprio. E poi tra l'altro gliel'ha pure detto, cioè, ha fatto una domanda, una risposta. Dice vabbè. Voi è inutile che la rifaccio, perché tanto immagino che mi sapete dare una cosa a cercare, ma la prossima me la dà la risposta, non è normale, che non lo posso valutare. Ma chiedere a quest'altro, penso, dice, ma che cazzo lo sto dicendo io, ma manca che si sa che fa? Cioè, manca a approfittare delle sventure degli altri, e arrabbattare a cercare una risposta. Cioè, ma veramente, lo punto proprio si è scucciato, e c'è chi ha fatto domande 40.000, il quale sta faceva lezione sdraiato così in un bello su cuscina, e lei ha detto, Tommaso per favore ritorna su tra di noi. Cioè, e poi avrei piacere di parlare con i tuoi genitori. Cazzo se non uscire, cazzo non sbaglio, cazzo non sbaglio. Ciao, buona e il dottor Mezzo è come dice, ma i miei genitori pomeriggio lavoro. E poi ha detto, pure io quando andavo per i miei figli a scuola lavoravo, ma non per questo non andavo a colloquio con i genitori dei miei figli. Dice, ma allora lavorano tutto il pomeriggio. Dice, senti, domani sono 2 anni che tu sei a tutto mio, ma non per lavorare i genitori con te. Ma che fa? Sono un mio lì. Tutto un pomeriggio. Niente, nella scuola media, come era una cosa. Ma ormai funziona l'ora 1:01 il pomeriggio, l'ora sta. Ho capito, ma mica tutti i pomeriggi. A parte che le scuole medie stanno nasce. In medie sta niente. Ah, provando, esco, non vedo la medie. Se ne siete, con le scene alla scuola. Ma boh, qua il problema è che questa alla fine... cercheranno di tornare a scuola perché non te ne può più. La cosa che però questi professori non capiscono è che se tornano a scuola in queste condizioni, dove arriva la bacchetta magica di quel libro, chiaramente tutti scienziati, questo non lo riparano più oramai, no? Pensi che arrivano a scuola e perché stanno in presenza, poi sapranno la rivoluzione francese, sapranno la filosofia, sapranno Mendel, sapranno che stanno imparando, non c'è niente da fare. E che vuoi recuperare? E che vuoi recuperare? Intanto mi stai chiedendo poi a me, perché per dirà c'è un libro che sta a metà tra la biologia, la microbiologia e la filosofia. Tra Cartesi e Legge di Legge. Sto comendo quello che ha scritto. Che tutto dico? Thank you.
Non vorrei che rimaniamo noi.
Andiamo a leggere il telefono rosso, va? Dammi che telefono a nome.